come una pagina strappata dal grande libro della storia. Come si fa a morire di malinconia per una vita che non è più mia? Che male fa se ancora cerco il mio cuore dall'altra parte del mare? Quando domani in viaggio arriverai sul mio paese, carezzami ti prego il campanile, la chiesa, la mia casetta. Fermati un momentino, soltanto un momento, sopra le tombe del vecchio cimitero e digli ai morti, digli, ti prego, che non dimentichiamo. Che cosa è stato a Trieste e nel Friuli? Era sale su ferite ancora aperte, quindi immaginate adesso molto meglio che cosa è stato e quali sono state le polemiche, il dolore e la memoria e il ricordo che ha causato Simone Cristicchi, che hanno causato insieme con questo formidabile lavoro. Ed è anche un invito ad andare a studiare e a riflettere e magari anche guardarsi il magazzino di Ciotto, lo porterei ancora in giro. Sì, è appena iniziata la tournée, da martedì saremo a Napoli, poi proseguirà per tutto l'anno con circa 100 repliche. È uno spettacolo che per fortuna sta avendo la sua divulgazione, diciamo. Noi siamo felicissimi e ringraziamo innanzitutto il premio Acquistoria, per cui siamo onorati di essere su questo palcoscenico. Grazie a voi. Grazie a tutti, grazie di cuore, grazie a Jan Bernas soprattutto. Grazie a tutti. Vincitore, con il titolo, il saggio con il titolo Pio X all'origine del cattolicesimo contemporaneo, viene premiato Giampaolo Romanato. Benvenuto, andiamo subito alle motivazioni per questo ulteriore premio. Opera di lunga lena e di solide basi storiografiche e teologali, ricostruisce con rigore metodologico e acume critico la figura e l'età di Papa Pio X, con attenzione per l'azione di ammodernamento della Chiesa Cattolica, svolta nell'ottica del suo ruolo universale, per la complessa vicenda del modernismo e per l'ingresso dei cattolici nella vita politica italiana. A consegnare il premio vice sindaco Franca Roso. Al nostro professor Romanato, ecco l'assegno, portato naturalmente dalle nostre ragazze di Aquiterme. Ricordiamo sempre le nostre bellissime ragazze di Aquiterme. Un applauso a tutti, perché questa è una grande festa per tutti noi, per Aquiterme, ricordiamo. Non vorrei fare signor sindaco un complimento maschilista, ma anche il vice sindaco se la cava, diciamo. Ecco, direi che il quadro è quasi completo. Allora, bene, le foto ci sono, grazie. Arrivederla. Allora, grazie. A conoscere, due chiacchiere. Prego. Nelle motivazioni si diceva che Pio X
ha portato i cattolici nella politica del nostro paese dalla porta principale. Diciamo anche che lui scompare quando il secolo breve appare, perché lui muore nel 1914, a pochi mesi dall'attentato di Sarajevo, che col nazionalista serbo, il giovane Carlo Principe, che uccide l'arciduca d'Austria, e dalla Stura al più grande massacro del secolo breve. Perché questo pontefice, per un pontificato che era insomma stretto dai secoli e dalla storia, apre la porta alla politica, al movimento cattolico italiano? Prego. Apre la porta al movimento cattolico italiano, apre la porta della politica ai cattolici italiani, perché i cattolici italiani erano fuori dalla politica, si erano auto-esclusi dalla politica dopo i fatti del 1870, dopo la presa di Roma, dopo le vicende risorgimentali e dopo la grande frattura fra cattolici e Stato, che credo sia la maggior linea di spaccatura di questo paese, che è sempre spaccato su tutto, ma quella probabilmente è la spaccatura più pesante che ha tagliato la nostra storia. E che trova appunto nel pontificato di Pio X, quindi siamo, Pio X diventa Papa nel 1903, quindi siamo 33 anni dopo la breccia di Porta Pia, che non sana quella frattura, però la stempera, la modera, la limita, e apre la prima porta per l'ingresso dei cattolici nel Parlamento e quindi nella vita politica italiana. Un grande storico degli anni scorsi, Spadolini, parlò di conciliazione silenziosa, sì, riferendosi agli anni di Pio X e riferendosi alla figura di Pio X e alla figura di al ruolo di una grande figura di statista piemontese che fu Giolitti, che è un po' il pandan laico, sì, di questa operazione. C'è un altro elemento di lungimiranza e modernità, tengo con me. C'è un altro elemento di lungimiranza e modernità nel pontificato breve, tutto sommato, perché sono 10 anni soltanto, che è quello della protezione, diciamo, di conferire una veste giuridica al cattolicesimo, non so dire, alla Chiesa, diciamo così, e alla possibilità di professare la fede al di fuori del territorio italiano. In altre parole, conferì una sorta di protezione giuridica ai cattolici e ai cristiani che potevano essere, come dire, perseguitati nei regimi totalitari. Sì, il pontificato di Pio X creò le condizioni, diciamo così, creò le condizioni canonico-giuridiche, sì, ecco, perché i cattolici, perché la Chiesa, meglio, perché la Chiesa potesse confrontarsi alla pari e comunque su posizioni di relativa sicurezza con i regimi totalitari che verranno dopo, però, certo, verranno negli anni 20 e 30. Sì, ma arrivare attrezzati non era lo certo, poco. Pio X era già morto, muore nel 1914, muore esattamente 20 giorni dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quindi all'inizio del secolo XX. Fronteggiare i regimi totalitari sarà compito dei suoi successori, in particolare di Pio XI, che è pontefice negli anni 20 e 30. Però Pio X aveva attrezzato la Chiesa in questa prospettiva, l'aveva attrezzata riformando con quell'opera riformatrice che finora è stata largamente sottovalutata nella storiografia, e io ho cercato di rivalutare, di rilanciare in questo libro, e tutto il riconoscimento del premio Acqui, che veramente mi onora, mi fa pensare che forse non ho lavorato in vano in questa prospettiva. E quanto ci hai impiegato? Beh, questo è il secondo libro, per la verità. Io ne scrissi uno su Pio X 20 anni fa. E poi quest'anno il centenario della nascita di Pio X, fui spinto a riscriverlo. Ho provato a riscriverlo, me ne sono pentito, perché a riscrivere un libro già scritto è più faticoso che scrivere un nuovo. Comunque sono riuscito in qualche modo ad arrivare a conclusione e ci ho messo quasi un anno nella rifacitura. Ecco, e ho messo gli occhi e ho messo l'accento soprattutto sul ruolo della riforma della Chiesa di Pio X. Ecco, a questo proposito mi ha una curiosità, perché è un Papa sicuramente coraggioso, riformatore e anche interessato a tanti ambiti consueti, per esempio quello artistico. Secondo lei c'è una relazione, professore, tra Papa Pio X e l'opera di riforma di oggi, di
un altro pontefice importantissimo come Papa Francesco. Una domanda da un milione di euro. No, domanda giusta, una domanda giusta che molti si pongono, credo. Sì, credo che ci siano molte analogie. Ci sono, intanto ci sono analogie biografiche tra i due personaggi. Entrambi vengono da famiglie moleste, anzi molto umili. Entrambi vengono dalla periferia della Chiesa, il Veneto, da cui veniva più decimo cent'anni fa, era lontano da Roma tanto quanto la colonia di Wojtyła, non dico l'Argentina, il Cattolico, ma certamente la colonia di Wojtyła cent'anni fa. Erano entrambi estranei, sono entrambi estranei all'ambiente curiale romano. Avevano Pio decimo e da Francesco, li hanno entrambi, hanno avuto entrambi una profonda, un atteggiamento di profonda diffidenza rispetto all'ambiente curiale romano. Sono stati entrambi, credo, accettati con molta titubanza dall'ambiente curiale romano, e lo scopo dei due pontificati, il primo di Pio decimo cento anni fa e quello di Bergoglio oggi, è in fondo quello di rinnovare la Chiesa e il rapporto Chiesa-Mondo. Pio decimo, secondo me, ci è riuscito. Vedremo se ci riuscirà Francesco. Grazie. In passato, neanche tanto tempo fa, il romanzo storico è stato premiato su questo palco con autori del calibro di Valerio Massimo Manfredi, che è un autore che vende milioni di copie in tutto il mondo, riesce a dare una verba, a rendere addirittura sexy, diciamo così, da un punto di vista del racconto, non in quel senso, nel senso a rendere accattivante, diciamo così, la storia nei suoi aspetti anche umani e di relazione interpersonale. Valerio Massimo Manfredi, dicevo, vende milioni di copie, cosa che noi auguriamo anche al premiato di quest'anno per la sezione del romanzo storico, che è Basquen Berberian, con Sotto un cielo indifferente. Anche per il nostro ospite andiamo alle motivazioni del premio. Quello degli armeni è un olocausto dimenticato. La persecuzione, la dispersione, la frantumazione di questo popolo libero e generoso sono state in gran parte consegnate all'oblio. Berberian risuscita questa vicenda con partecipe emozione, da armeno padrone di diverse lingue, tra cui l'italiano. Comunque compiutamente partecipe dell'identità eurasiatica del suo popolo, rivelandosi capace di interpretare il senso profondo di una storia e di filtrarla in maniera romanzesca, intrecciando i sofferti destini di una famiglia con una strategia espressiva che pare resuscitare i canoni della tragedia classica. La giuria le assegna il premio per il romanzo storico, tenendo conto dunque del profilo etico-epico del suo libro, della scrittura vincente che lo caratterizza e della capacità di rappresentare scenari complessi, articolati e suggestivi. E allora, per conferire questo premio, chiamiamo sul palco il prefetto di Alessandria, la dottoressa Romilda Cofuri. Sua Eccellenza consegnerà, ecco, questo è l'assegno. Ecco, e questo invece è l'attrante storico. Grazie ragazze, grazie. Grazie Eccellenza. E un bel applauso. Grazie. Grazie. Secondo, questo è suo, temporaneamente. Prego. Diciamo, gli ignoranti conoscono l'Armenia soltanto attraverso Charles Aznavour. Che è già tanto. Ma perché c'è anche una sorta di ostracismo dettato dalla politica? Quando Ozan Pamuk vinse il Nobel per la letteratura, è un grande autore, lo ripeto a me stesso, è un grande autore turco, nel 2006 o 2007, adesso non ricordo bene, viene celebrato in tutta la Turchia, ovviamente, per la sua straordinaria e formidabile qualità
del letterato. Qualche anno dopo lui scrisse della tragedia armena, del genocidio degli armeni in Turchia, ma non poteva farlo perché è tuttora vietato parlarne e corse il rischio di essere arrestato, è vero o no? Certo. Perché c'è ancora questa ostinazione da parte delle autorità politiche turche, chiunque siano al governo, qualunque movimento politico sia al governo, a negare l'esistenza del genocidio? Non del genocidio degli ottomani della fine dell'Ottocento, certo, del genocidio moderno, esatto, quello del 15. Beh, in realtà io li posso anche capire, è un torto e un crimine troppo pesante per portare sulla coscienza, quindi anche se io dovessi chiedere a un assassino, ma sei stato tu a proprio commettere questa cosa qua, ovviamente la prima risposta sarà figurati, no, assolutamente certo. No. E io questa cosa qua ovviamente se ne parla molto spesso, specialmente adesso che tra un po' scoccherà il centenario. Certo. Il 15? Esatto, nel 24 aprile del 2015, esatto. Anzi, io in questo momento veramente sento un desiderio, anzi, il bisogno di alzarmi in piedi, scusi. Ma prego, lo faccio anch'io. E vorrei anche alzarmi in piedi in un silenzio per onorare queste vittime e onorare anche voi perché per primi avete onorato voi dandomi questo premio. Dei fatti, specialmente oggi in una Turchia che vuole entrare in Europa, fa un po' ridere, perché se uno va a vedere tutti i libri della storia turchi in questo momento, i giovani turchi, perché sono poi loro il futuro di quel paese, cioè tu non puoi aver commesso un torto così grave e continuare a far insegnare o comunque insegnare i tuoi giovani che sono il futuro del tuo stato che non è esistito o cambiato questa cosa. Io posso capire che le cose possono succedere, non è il primo genocidio e purtroppo non sarà neanche l'ultimo, ci sono stati tanti genocidi nel mondo, però io vorrei che come entrambi parte del genere umano, che uno si voltasse un turco, si voltasse a me e mi dicesse mi dispiace fratello, perché gli armeni sono stati per un lungo periodo, vivevano in quello che si chiama l'Armenia occidentale, che è tutta la parte dell'Anatolia, ma da tantissimo c'è una città bellissima, diroccata, che si chiama Ani, che è stata una delle prime capitali dell'Armenia, che oggi proprio giace in uno stato veramente tremendo, non c'è neanche un'anima viva, e uno vede in questa distesa sconfinata delle bellissime chiese e il vento, capiti del vento. Nelle pieghe della storia si realizzano gli incontri degli uomini e si vivono anche le tragedie personali. Questo romanzo non è un saggio, è un romanzo storico che racconta la storia di due fratelli che non sanno neanche di essere fratelli, che quando erano piccolissimi vengono separati dal padre che ha la necessità di salvare l'uno perché appunto c'è il genocidio degli armeni e lui deve fuggire e affida il figlio, uno dei due figli che cresce in una famiglia adottiva ricchissima a Venezia e un giorno poi, io non vi racconto altro perché se no non lo comprate. Sì, è esattamente così, anzi ti dirò che questo è un libro che proprio accenna il genocidio, è un libro che inizia subito dopo il genocidio, quindi è un libro che è dedicato alla diaspora, perché ce ne sono più o meno 2 milioni di armeni che oggi vivono fuori dalla Turchia. E io anche colgo l'occasione qua a lanciare un messaggio a tutti gli armeni del mondo che
che anche una maniera per sopravvivere a questo genocidio è ognuno di noi eccellere in tutto ciò che fa. Non è che uno deve poi scrivere sull'Armenia, basterebbe, dicevo anche l'altro, che uno diventasse veramente un pasticcere di eccellenza o fare qualsiasi cosa, e uno poi chiede: ma questo nome ha un nome strano, ma chi è? Uno dice: armeno. È veramente una maniera per sopravvivere a questo genocidio. Come faccio io? Proseguiamo a grandi falcate verso la conclusione di questo bellissimo premio, e adesso c'è un amico, c'è anche la sezione, come vi dicevo, testimoni del tempo, perché c'è un modo di vivere la storia, raccontare la storia anche attraverso la testimonianza della propria professione, delle proprie attitudini, delle proprie qualità, e anche fotografando il tempo che si vive, per esempio attraverso il cinema, fotografando tipi che Jung direbbe diventano archetipi, e uno lo guarda e dice: ma io l'ho visto già, certo, magari l'ho visto in un film di Carlo e di Enrico Vanzina. Ecco. Debutta come sceneggiatore nel 1976 a 27 anni con il film Febbre da cavallo, diretto da Steno, papà Stefano Vanzina, è destinato a diventare un cult, come lo saranno negli anni successivi alcuni dei più grandi successi cinematografici degli ultimi 30 anni, come Eccezionale veramente, Sapore di mare, Vacanze di Natale, entrati nella storia della filmografia e del costume. Da allora la carriera di Enrico Vanzina è coronata da continui successi. Insieme al fratello Carlo, regista, Enrico Vanzina si dimostra in grado di attraversare i più svariati generi cinematografici, dalla commedia all'italiana, al giallo, dal film drammatico a quello vacanziero, dalla satira al dramma, con una felice disinvoltura che non esclude però attenzione all'attualità e agli umori epocali, nonché capacità di interpretare emozioni e sentimenti, passioni e conflitti senza cercare vie tortuose e linguaggi critici. Ha scritto e sceneggiato decine di film con autori dei più famosi registi italiani, da Nanni Loi, Dino Risi, Alberto Lattuada, Mario Monicelli, Mario Risi e moltissimi altri. Siamo di fronte ad un cinema a dichiarata vocazione nazionale popolare, ma al tempo stesso attento ad una confezione accurata, con personaggi che hanno un carattere e con un intreccio ben costruito nel suo sviluppo narrativo. Enrico Vanzina, intellettuale raffinato e felice umorista, collaboratore di molte testate prestigiose, dal Corriere della Sera al Messaggero, nel suo libro Una famiglia italiana, edito da Mondadori, ci ha lasciato vivido, sincero, stimolante, spaccato della vita culturale e cinematografica italiana degli ultimi 60 anni. Carlo Durrati, responsabile esecutivo del premio di storia, che concederà i premi a Enrico Vanzina, ma prima su questo palco sono passati molti mostri sacri del cinema, da Claudio Cardinale a Pupi Avati a Carlo Verdone. Voi sapete che 3-4 anni fa, a costo zero per la nostra città, il regista Molaioli ha girato, fatto di acqua, il set del Gioiellino con un giovane attore che non aveva nessuna prospettiva, no? Che era Tony Servillo, e correvo girone, che poi avrebbe vinto con la grande bellezza il premio Oscar. Ecco, Enrico Vanzina ama questa città, è già stato più volte qui a presentare i suoi libri. Io spero che insieme a Carlo possa fare di Acqui lo scenario di qualche suo prossimo film, anche perché tra l'altro è stato in queste settimane i vittori di Acqui dichiarati
patrimonio dell'UNESCO. Ogni occasione è buona per farsi pubblicità, va bene, va bene. È una roba. Quindi speriamo appunto che il nuovo fatto Roero e le Langhe e la città di Acqui possano essere. Voglio vedere che dici quando sale il direttore del TG1. No, va bene. Grazie Carlo Collagno, vogliamo consigliare tre volevo ringraziare moltissimo Carlo e Arri, cioè, è vero, è la terza volta che vengo e dicevo prima a un giornalista che mi ha intervistato che per me questo premio ne ho vinti, sarei stupido a dire il contrario, ne ho vinti tantissimi, quasi tutti, ma questo è molto importante per una ragione, perché essere premiato come testimone del tempo all'interno di una manifestazione così importante che mette al centro dell'attenzione la storia, per me è fondamentale. Io la storia parte da lontano, da un papà molto intelligente, molto semplice, molto buffo e molto bravo della Stella. Abbiamo continuato questa storia e se un merito abbiamo avuto con mio fratello nel corso degli anni è proprio quello che nel passare del tempo credo che abbiamo fotografato questo paese. Per cui chi vorrà rivedere la storia di questo paese sicuramente andrà a vedere questi meravigliosi libri, questi saggi, ma forse se apre un piccolo spicchio in un album di cinema e rivede i nostri film forse potrà capire cos'è stata l'Italia. Per cui per me è un onore enorme essere premiato qua. E poi abbiamo la mano di Marchetto personalizzata dalle mani delle nostre ragazze. Le bellezze di abitare. Grazie. Io avevo preparato, perché non sono preciso, sono romano ma preciso, avevo preparato un filmato. Sì, ora lo facciamo vedere. Ecco, però scorrerà. Sì, mentre ogni tanto vi renderete conto, c'era una musica, era montato il tempo di musica. Ecco. C'è una piccola vita dietro e vabbè, tu fai parte di una delle grandi famiglie italiane del cinema, che non solo abbiamo appena visto De Sica, un'altra famiglia vocata al cinema, ma anche delle famiglie teatrali al cinema. C'è questa tradizione di rimandarsi le arti e i mestieri che poi fa grande la tradizione artigiana del nostro paese, anche da un punto di vista artistico. Sì, certo, le nostre famiglie sono legate a quella di Sica, a quella di De Laurentiis, a quella di Conti, a quella di Risi, a quella di Monicelli. È stato un lungo viaggio che cominciava tanti anni fa. Io vorrei, perché sono film, l'abbiamo fatti tanti. Vorrei raccontare una cosa che avevo raccontato qua ad Arpi, come è nata la commedia italiana, che nessuno lo sa. Allora, la commedia italiana nasce durante la guerra, prima parlavamo di quel periodo, nel 43, quando mio padre Steno, che era già sceneggiatore, ma soprattutto era un grande disegnatore del Marco Aurelio, era segretario di redazione, scappa da Roma attraverso la linea per raggiungere gli americani insieme a Mario Soldati e a Leo Lunganesi. E compagnia. E insieme a loro c'era Fiermonte, che era un grandissimo pugile di allora. Insomma, loro attraversano le linee, a un certo punto, una sera, prima di arrivare a un rifugio che erano messo in contadino, incontrano un soldato italiano che aveva talmente fame, che era sbandato che si era messo una benda sulla fronte, stringendo, c'era una testa da 4 metri. Arrivano a casa di questo contadino, riconoscendo soprattutto Fiermonti, ma poi capisce Longanesi, Soldati, Steno che era quello che disegnava, offre al loro rifugio e apre le cantine, tira fuori polli, formaggi, salami, cose che loro avevano mangiato. Questo soldato si mette a tavola con loro e mangia, ma basta, è una cosa da sentirsi male. Poi vanno a dormire, il contadino offre il letto a Longanesi, Soldati e papà che erano piccoli che dormivano. E lui è rimasto a dormire per terra con Fiermonte e il soldato. Lui stava in questa grande stanza e mio padre nel cuore della notte sente il soldato che dice al contadino: ma voi la pizza non la fate mai? Era uno scrocerato. Allora mio padre disse
a soldati, vedi, si può raccontare in un momento di tragedia, stiamo fuggendo i soldi pubblici, la guerra, si può raccontare anche tutto questo in maniera divertente. Ed è lì che lui capì che la commedia italiana, tant'è vero che poi fece la prima insieme a Mario Monicelli, che era Guardia e Ladri con Totò e Fabrizi, sono delle storie drammatiche raccontate con un umorismo e levità. Ma è questa forse la chiave, ed è questa la differenza, ecco, qui stiamo vedendo gli anni 80 che scorrono alle nostre spalle, gli anni 90 in questo caso, che scorrono alle nostre spalle, ma è questa forse la chiave. Questa quanto mi piaceva, il Malfezzo, bellissimo, e Rupert Everett. Ma c'è tua moglie? Mia moglie è un genio, mia moglie sa benissimo che a me piacciono solo le commesse, le attrici non le... Vabbè, senti, tu li hai visti passare tutti, li conosci tutti, quello più capriccioso, quello più, perché poi noi, cioè, comuni mortali che non frequentiamo le star del cinema, insomma, cioè, abbiamo un sacco di curiosità, quello più ostico, quello più cattivo, quello magari uno pensa quanto è antipatico quello, poi lo conosci invece è simpaticissimo. Gli attori sono fragili, sono dei bambini, devono vedere il mondo attraverso loro stessi. Vanno anche capiti e coccolati. Credo che l'importante per chi scrive, per chi realizza dei film, chi produce come me anche, è di stabilire con loro un rapporto di serietà, nel senso che il cinema è un lavoro molto serio. Mio padre diceva: vado la mattina a fare il cinema in giacca e cravatta, come fa un medico, come fa un ingegnere, come fa un impiegato. È un lavoro di grande responsabilità. Per cui con gli attori bisogna stabilire, bisogna. Mi è capitato soltanto una cosa, che a un certo punto, tanti anni fa, io avevo, c'era, e mi diverte raccontarlo adesso perché è stato premiato pochi giorni fa, ero la prima del Festival di Roma, Thomas Millian. Ah sì, quale, sì, e andavo, e andavo, gli volevamo proporre un film che poi abbiamo fatto con Michel Serrault, il grande attore francese, e lo portai a un ristorante per raccontargli, stavo insieme a De Laurentiis proprio, a raccontargli la storia, e entrando, siccome lui era camuffato da Thomas Millian, era un attore camuffato da Monez, e nessuno lo guardava, io ho cominciato a raccontare la storia e vedevo che lui era nervosissimo, perché nessuno lo conosceva. Allora, ebbi un colpo da sceneggiatore, mi alzai un attimo, scusa, devo fare una telefonata, andate al cameriere, gli ho dato 20.000 lire di allora, adesso quando torni devi fare una certa cosa. E fatto un attimo, dopo un po' il cameriere, domani dice, signor Thomas Millian, che piacere, dentro al ristorante siamo tutti impazziti per lei quando l'abbiamo vista, ma tale rispetto che non abbiamo voluto, però, e da quel momento lui, da una sera di infanzia, fa così, è così gli attori. Però poi sono anche, per esempio, sempre una storia che ho raccontato ieri sera ai nostri professori, cercando di stemperare un po' il peso accademico, è una storia molto bella che fa capire come sono gli attori sul serio. Il bello di Alberto Sordi.